Ambrogio, Bartolomeo, no, Caputo, no, sì, Caruso, Cesario, Cipparrone, no, c'è? No, non è Cipparrone, è Bartolomeo. Allora è arrivato Bartolomeo. Io segniamo no per il momento. Cipparrone no. Cito. Commodaro. No. Di Nardo. Falbo. Falbo. No. Vabbè, quando viene. Ok. Falcone. No. Formoso. Giustificato. Fran Martino. Sì. Sì. Fuoco. Fuoco non c'è. È arrivato Cipparrone. Cipparrone. Quindi fuoco non c'è. Gervasi. Gervasi. Lucente. No. Mazzuca. Morrone. Nigro. Nucci. No. Paolini. No. Perri Francesco. Sì. Perri Giovanni, no. Perugini, no. Quintieri, sì. Ruffolo è assente, giustificato. Sacco, Sacco non c'è. Salerno, c'è. Savastano, no. Spadafora Francesco. Spadafora, sì. Spadafora Giuseppe, sì. Spataro, sì. Spataro, ecco, sì, ecco. 15 presenti. Sono presenti 15 consiglieri. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Sì, ha chiesto di intervenire il consigliere Mazzucchi. Sì, Presidente, volevo solo comunicare all'Aula che per una cortesia istituzionale dovuta al gruppo di Forza Italia, che mi sembra che ha una riunione, nella persona del consigliere Salerno, al quale non si può negare il diritto e il dovere di partecipare a un congresso di Forza Italia, chiediamo il rinvio a data da destinarsi. Grazie. Sì, c'è un intervento, credo, a favore del consigliere Ambrogio. Sì, no, ci associamo anche noi, a patto che in una riunione di capigruppi, 5 minuti, stabiliamo la data in questa seduta. Allora, sì, intervento contro il consigliere Perri. Presidente, colleghi consiglieri, si tratta di argomenti delicatissimi. D'altronde c'è un confronto, un dibattito, uno scontro, non so come chiamarlo, su questi social network, come si dice, sulla stampa. Credo che il Consiglio Comunale potrebbe questa sera dibattere ad arrivare a delle conclusioni in modo da far capire ai cittadini come stanno le cose, soprattutto per quanto riguarda la questione Roma. Credo che gli amici di Forza Italia, a cui non si può negare niente, vecchi amici, però onestamente sapevano che c'era questo Consiglio Comunale, quindi la conferenza stampa potevano tranquillamente o anticiparla o postdatarla, quindi è una scusa che non mi trova d'accordo, naturalmente non coinvolge l'intero gruppo, è una questione
personale, però mi sento di non poter accogliere la proposta formulata di rinvio del Consiglio Comunale. Grazie. Allora, prima di passare alla votazione, io preannuncio che domani al mezzogiorno si terrà la conferenza dei capigruppo, dobbiamo avere il tempo di sentire il sindaco e di avvisare gli altri capigruppo assenti per partecipare alla riunione, quindi che domani verrà fissata a mezzogiorno. A questo punto procediamo alla votazione sulla proposta di rinvio proposta dal consigliere Mazzuca. Allora, chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Quindi un solo voto contrario, un'astensione, tutti gli altri a favore, il consigliere è rinviato da destinarsi.